me. Peccato Brighenti che ha segnato la fine. No, sì, vabbè, doveva essere una soddisfazione in più anche per la società e per la squadra, però dedico tutti i miei gol ai miei compagni, perché io cerco sempre di finalizzare un lavoro della squadra e quindi se ne ho fatti 16 e mezzo dei miei compagni. Sei partito con gran fatica perché soprattutto, l'abbiamo detto anche spesso, magari non arrivavano i palloni, quando sono iniziati ad arrivare i palloni hai fatto qualche gol. Ma no, penso che il calcio sia un gioco di squadra, quindi quando le cose poi iniziano a funzionare, iniziano ad andare bene, ne traggono beneficio anche i singoli. Quindi è successo anche quest'anno, ma non solo con me, penso con tanti giocatori, e siamo contenti del cammino che abbiamo fatto. E pizzico di rammarico c'è, però comunque è un ottimo campionato. Ecco, c'è quel rammarico per aver visto comunque una squadra in salute, anche oggi avete giocato la partita, anche abbassando l'avevate fatto, insomma è proprio mancata, se vogliamo vedere gli episodi, sono quella partita con la Giana. Sì, più che altro quella partita gli episodi si sono girati un po' a sfavore, non abbiamo più avuto la forza poi di riportarla sul binario giusto e incontrato una squadra che voleva salvarsi, e purtroppo quando arrivi alla fine che non puoi più sbagliare, basta un passo falso che ti condiziona poi tutto. Quindi, insomma, però ti ho detto, nel complesso secondo me è un ottimo campionato. Anche per te adesso possiamo, il campionato è finito, possiamo parlare personalmente anche di te, non sei uno che ama molto parlare di se stesso in prima persona, però alla fine gli attaccanti contano i numeri, anche quest'anno ne hai fatto. No, beh sì, io per un attaccante far gol è lo scopo principale della sua partita, della sua settimana, si lavora tutta settimana per cercare di concludere il lavoro della squadra, e far gol è sempre una felicità immensa. Sono contento di averne fatti anche quest'anno, per la società che mi ha acquistato l'estate scorsa, dandomi fiducia, quindi sono contento doppiamente anche per loro. So che è una domanda prematura, però te la devo fare, cosa ti aspetti adesso, da domani in poi? Vabbè, adesso un po' di vacanza, insomma, perché comunque anche mentalmente è stato un campionato difficile, perché è stata una rincorsa continua. Adesso ci godiamo un po' il riposo e poi ricarichiamo le pile per la prossima stagione. Grazie Cristian. Sì, dimmi. Sì.